si è conclusa con il concerto evento I Miller e una notte, che ha visto alternarsi sul palco Nada, i Virginiana Miller, Mauro Ermanno Giovanardi, le Nuage Ensemble e gli Ed. La Tre Giorni Avevamo Vent'anni, artisti per Artom. Grande evento organizzato dal Comitato Resistenza e Costituzione del Consiglio Regionale del Piemonte e dal Laboratorio CTM. Un ricco cartellone ospitato a Mirafiori Sud a Torino, con musica, incontri, letture, proiezioni, percorsi nel quartiere, eventi sportivi, momenti enogastronomici per riscoprire, attraverso la figura di Artom, uomo, giovane partigiano, intellettuale, attento osservatore della realtà politica e culturale del suo tempo, l'immagine di un quartiere che della diversità, come della continua rigenerazione, ha fatto i propri tratti distintivi di forza. Il partigiano ebreo Emanuele Artom combatté nelle formazioni di Giustizia e Libertà in Valpellice. Catturato, morì il 7 aprile del 1944 nel carcere Le Nuove, dopo orrende torture. Il suo corpo non è mai stato ritrovato. Probabilmente venne abbandonato nella zona dove oggi si trova il Parco Colonnetti, a Mirafiori Sud. Una Tre Giorni a Mirafiori Sud in memoria di Emanuele Artom, una figura centrale per Torino e per questa zona. Sì, stiamo cercando strumenti nuovi per parlare soprattutto ai giovani di resistenza. Pensiamo che i metodi tradizionali, il convegno che pure abbiamo organizzato, una riflessione sulla vita, sulle opere, sui diari di Emanuele Artom, ci possono ancora stare, ma che sia necessario utilizzare gli strumenti che i giovani utilizzano per parlarsi. E non c'è strumento migliore per parlare ai ragazzi della musica. Un grande concerto, artisti che parlano alla mia generazione come Nada ed altri che parlano alla generazione dei ragazzi, naturalmente. La stampa ha dedicato un grande spazio a questo evento, la foto di Emanuele Artom adesso campeggia nei manifesti di Torino. Io credo che quasi nessuno sapesse che cosa volesse dire via Artom, a chi fosse dedicata e cosa sia successo a questo giovane di 29 anni il 7 aprile del 1944, quando perse la vita dopo orribili torture dentro le carceri nuove. Adesso lo sanno, i ragazzi lo vedono, Emanuele Artom non sarà più soltanto un nome in una periferia che è stata anche per molto tempo un po' malfamata di Torino, questa è una zona oggi che ha recuperato il senso della comunità, dello stare assieme, che io credo in maniera dignitosa sta all'interno della città di Torino, ma sanno anche che faccia e scopriranno anche qual è stato il suo contributo alla lotta di liberazione, qual è stato il suo sacrificio, qual è stato l'impegno assieme a molti altri giovani partigiani per consentire oggi ai ragazzi di ascoltare liberamente un concerto in un quartiere di Torino. Ragazzi hanno combattuto e perso la vita per la loro libertà. Abbiamo l'anno scorso ricordato la figura di Dante Di Nanni e io credo che sia stato anche quello un buon risultato, e in questi due anni in cui io mi occuperò, avrò la responsabilità del Comitato Resistenza e Costituzione, continueremo a lavorare in questo modo, ricordando la storia da dove veniamo, ricordando le persone che ci hanno consentito oggi di essere liberi e cercando strumenti nuovi. Nella prima serata un film dedicato a Emanuele Artom, Il ragazzo di Via Sacchi. Sì, il film è la seconda parte di una trilogia sulla resistenza che parte dalla Valpellice e arriva fino a Torino. È una storia poco conosciuta, è sviluppatasi con un lavoro di circa 3 anni di ricerca e più un anno tra ripresa e montaggio, con mille difficoltà produttive, ma che poi alla fine è riuscito a vedere la sua luce. Il film è uscito oramai nel lontano 2012 e la cosa che a me sorprende è che tuttora continua a essere richiesto per eventi come questo. Il film narra, o quanto meglio cerca di narrare la storia di Emanuele attraverso i racconti di chi l'ha conosciuto, attraverso quello che è stata la sua formazione culturale e politica e soprattutto attraverso la narrazione dei diari, vero e proprio testamento sociopolitico che Artom ci ha lasciato e che tuttora rimane forse uno dei migliori testi della e sulla resistenza mai scritti.